La capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Possiamo dirlo, tifosi della squadra capolista. Io ve l'ho detto che ormai il canale è suo perché sa più lui le cose di me. Il Milan è primo, quindi possiamo dire tifosi della squadra capolista. È vero che abbiamo fatto solo due partite, ma abbiamo fatto 6 punti. video esce oggi perché Cicciolino voleva fare il video insieme al suo papà, quindi ho detto non lo faccio dopo la partita, lo faccio il giorno dopo, così siamo belli rilassati. Siamo rilassati, io sto dormendo, sto sbagliando. Tu fai il video e a fianco vedi lui che sbagli. Cosa devono fare? Se non mi piace Lasciare un mi piace, ma è iscriversi. al canale, lascia un E però ti vedo un po'. Il Milan ha vinto. Sei di così. Lasciare un like, iscriversi al canale. Che bel Milan. 4-1 contro il Torino. 4 sberle anche ieri. Non c'è. 4 pere. 4 come dice lui. 4 pere. Non c'è stata storia. Lo ha messo anche l'allenatore del Torino, no? In conferenza stampa ha detto: non c'è stata partita, piano fisico, piano tecnico, velocità, gioco. Un applauso all'allenatore del Torino perché ha ammesso che il Milan è stato superiore. Due rigorini e già ho visto la gente. Due rigori, gli ha regalato la partita. Io ti dico che ci stava anche il terzo perché c'era anche una manina nel primo tempo. Impressionante il modo in cui si sono inseriti i nuovi giocatori. Si sono amalgamati, tra l'altro, in poco tempo, perché comunque sono arrivati quest'estate. Sembra che giocano in questo Milan da una vita. Pulisic! Vogliamo parlare di Pulisic? Due partite in due gol. Pulisic o Pulisic? Pulisic, Pulisic, Pulisic. Due partite, due gol, ma soprattutto un giocatore geniale di testa, imprendibile, quando ha palla al piede non lo ferma nessuno. Loftus-Cheek è un carro armato, Loftus-Cheek è un trattore, non lo butti giù manco con le bombe a mano. A un certo punto ieri c'è stata un'azione che mentre lui andava lo tenevano, cercavano di buttarlo a terra, lui ha tirato la mano, ha detto ma vaffanculo va, ha fatto ma vaffanculo, come per dire lasciatemi stare. Reinders molto molto bene anche ieri. Leao molto molto bene. Gli è mancato il gol, si sbloccherà anche lui in campionato. Geniale, geniale il passaggio per Theo Hernandez, una roba allucinante perché ha aspettato, ha guardato, ha infilato, ha imbucato, ha fatto tutto lui. E poi Theo Hernandez con un pallonetto delicato mette la palla in rete. Pallonetto. Giroud, un animale d'area di rigore, Giroud, un animale d'area di rigore, Giroud, secondo me è il 9 per eccellenza, dietro molto molto bene rispetto alla partita contro il Bologna. Abbiamo preso un gol al primo mezzo tiro che hanno fatto, però li ho visti me, secondo me c'è qualcosa da migliorare, ma dietro ieri abbiamo subito praticamente niente, a parte stavi per vomitare? Ho sentito un Milan che quando ha la palla nei piedi fa paura da tutte le parti, quando dalla parte centrale, dalla parte sinistra, dalla parte destra, quando partiamo siamo devastanti e facciamo paura. I gol stanno arrivando rispetto all'anno scorso che davanti facevamo fatica. Quest'anno, come vi dicevo nell'altro video, il video di Bologna-Milan, c'è tanta tanta tecnica al 100%. Secondo me siamo ancora al 60-70%. Pensate dopo. Cioè, gli volevo fare una domanda. Questo Milan, cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Quest'anno? È detto da uno che è in mutande. Tutto a posto! Vi voglio bene a tutti!